Commento al Vangelo per la domenica di Pasqua. Cristo non è semplicemente il risorto, egli è la risurrezione stessa, è l'azione, l'atto, la linfa continua del risorgere che fa ripartire da capo la vita. La conduce di inizio in inizio, trascinandola in alto con sé. Forza ascensionale del cosmo verso più luminosa vita. E non riposerà finché non sia spezzata la tomba dell'ultima anima e le sue forze non arrivino a far fiorire l'ultimo ramo della creazione. Quest'anno cerchiamo di vivere una Pasqua diversa, cambiando il nostro sguardo, sforzandoci di riconoscere lo sguardo di Dio nello sguardo degli uomini, per poter scorgere gli innumerevoli semi di bene che affollano tutta la terra. Ad esempio, marito e moglie che hanno vissuto una vita insieme superando le difficoltà attraverso l'amore, giovani che usano il loro tempo libero per portare un sorriso ai bambini malati, tutti i medici che ogni giorno attraverso le loro mani aiutano la vita, quanti senza farsi vedere donano cibo e acqua a chi non ha nulla, a quanti donano sorrisi gratuiti e sinceri che trasmettono vita, quanti ogni giorno accanto a noi sono semplici e umili, quanti mi dicono ti voglio bene, quanti hanno bisogno di affetto e amicizia, quanti chiedono preghiere, quanti sono accanto ai poveri e ai dimenticati. Sono certo che sono nati la mattina di Pasqua. Nel cuore hanno la luce del risorto, è a loro che voglio guardare. La risurrezione è in questi uomini e donne che ogni giorno ci passano accanto e ci donano quella luce che viene a illuminare il buio che spesso abita il nostro cuore. Allora, carissimi, a tutti, anche quest'anno, l'augurio di rinascere il mattino di Pasqua, per essere uomini pieni di luce, per essere uomini pieni di pace. Buona Pasqua a tutti!